Buonasera da Onda TG in primo piano subito. La sanità, innovazione e sicurezza garantite con le tre nuove sale operatorie dell'ospedale di Sulmona inaugurate questa mattina dal presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso per Paolucci e Casini. La vera partita ora è la gestione dei servizi. Vediamo tutto nei servizi. Tre nuove sale operatorie distribuite in una superficie di 540 metri quadri, costate circa 3 milioni e 500 mila euro. Pronte da dicembre dello scorso anno, sono state inaugurate questa mattina con tanto ritaglio del nastro, alla presenza del presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, dell'assessore regionale alla sanità, Silvio Paolucci, del direttore generale della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, Rinaldo Tordera, e del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. Tre sale che puntano all'innovazione e alla sicurezza degli interventi. Il nuovo quartiere operatorio, non a caso, è dotato di una sala di preparazione all'intervento chirurgico e di una recovery room, una sala risveglio dove il paziente, dopo l'operazione, riprende coscienza e recupera le funzioni vitali. Due dei tre ambienti operatori sono schermati e dotati di una particolare protezione per consentire di compiere esami di diagnostica dell'immagine senza uscire dal blocco operatorio e recarsi in radiologia. Un impianto poi assicura il monitoraggio di parametri microclimatici, gas anestetici e polveri sottili, garantendo le massime condizioni di sterilità e sicurezza durante gli interventi chirurgici. Noi riteniamo che quando si concludono opere significative riguardanti la vita collettiva è perché tutti hanno saputo collaborare. Non hanno avuto una contorsione del collo guardando all'indietro limiti e debolezze, ma hanno spinto in avanti. Abbiamo assicurato la scorrevolezza dei procedimenti quando si concludono opere significative perché tutti hanno saputo collaborare. Queste le parole del governatore Luciano D'Alfonso. Per l'assessore Paolucci ora bisogna puntare sulla gestione dei servizi, inserendo i migliori giocatori in campo. Nessuno saprebbe dire cosa ci sarebbe oggi che non c'era ieri, incalza l'assessore. Abbiamo puntato su tre sale operatorie innovative, sul nuovo ospedale, sul numero di posti letto crescente e sulla rete di emergenza-urgenza con l'attivazione della Stock Unity, precisa Paolucci. Un assist per il sindaco Anna Maria Casini, che ha ribadito ancora una volta quanto sia importante riempire di contenuti i reparti. I nostri reparti vengano finalmente dotati da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo di quelle risorse apicali e non che possano garantire nel medio termine un'attrattività e una piena qualità di questo ospedale. Dobbiamo arrivare a una medicina territoriale, nonché un assetto qualitativo importante, esordito il sindaco. Ora è il momento di destinare quelle risorse ai nostri reparti perché mantengano attrattività a medio e lungo termine, ha concluso Casini. Ad attendere l'arrivo del governatore D'Alfonso anche alcuni componenti del coordinamento dei comitati MOBAST che hanno strappato un'assemblea pubblica. No, non ci fermiamo alle rassicurazioni del presidente D'Alfonso, continueremo a perorare le nostre fondate ragioni, che sono le ragioni di un intero territorio che ambiscono ad avere una sanità di primo livello. E ora la situazione del punto nascita dell'ospedale di Sulmona, perché c'è uno spiraglio di luce, resta aperta la partita per il mantenimento del reparto. Rassicurazioni proprio da Paolucci e D'Alfonso. Abbiamo potuto incrociare procedure nazionali, esigenze di garanzia e di sicurezza, come la domanda della collettività territoriale. Così il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, risponde ai giornalisti in merito al mantenimento del punto nascita dell'ospedale di Sulmona. Una risposta certa né da D'Alfonso né dall'assessore regionale alla sanità, Silvio Paolucci, è arrivata, ma entrambi hanno aperto uno spiraglio facendo capire che non tutto è perduto. Il punto nascita noi abbiamo potuto incrociare procedure nazionali, esigenze di garanzia e di sicurezza con la domanda della collettività territoriale. Poi c'è un dato aggiuntivo: siccome gli investimenti riguardanti anche l'economia del turismo riverseranno numeri crescenti ulteriori all'interno di questo bacino, io ritengo che ci saranno con intelligenza ulteriori investimenti circa anche la vita nuova qui a Sulmona. A spingere il presidente della regione a lanciare un appello alle giovani mamme è stata l'esponente di Forza Italia, Elisabetta Bianchi. Concluda con un bell'appello alle signore che devono partorire.
care future mamme, venite a partorire nel punto nascita di Sulmona, dove troverete tutto ciò di cui avete bisogno. Non affrontate viaggi inutili e dispendiosi di energie e risorse economiche. Per l'assessore Paolucci tutto è ancora ghiacciato. Tutto è ghiacciato rispetto a questa decisione, in quanto grazie anche ai rilievi che sono stati opportuni per quanto ci riguarda dell'Agenas, la ASL, la sanità e la programmazione regionale è al lavoro per trovare le migliori soluzioni. Recentemente il reparto di ostetricia e ginecologia ha ottenuto il punteggio pieno dopo l'indagine condotta dalla ASL con il progetto Audit. Siamo noi che dobbiamo fare in modo che comunque il numero dei nati aumenti, dobbiamo fare in modo che le nostre signore, le nostre donne si fidino del nostro ospedale, vengano qui, non vengano dirottate altrove e quindi invertire un processo di abbandono della nostra sanità. Gli ultimi dati che arrivano dal punto nascita sono rassicuranti, liste d'attesa tutte abbattute. Ieri dopo 2 anni si è registrato un parto gemellare che rappresenta a questo punto un segnale di speranza. E il primo lotto del nuovo ospedale sarà completo per l'autunno del 2017, l'annuncio dal direttore generale della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, Rinaldo Tordera. È ragionevole pensare che per l'autunno del 2017 il primo lotto del nuovo ospedale sarà operativo, lo annuncia il direttore generale della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, Rinaldo Tordera, a margine della cerimonia di inaugurazione delle 3 nuove sale operatorie dell'ospedale di Sulmona. I lavori sul cantiere del nuovo nosocomio si sono fermati per 1 mese e mezzo. Immagino che abbiate verificato anche voi personalmente che i lavori ormai sono ripresi in maniera importante e quindi io credo che è ragionevole pensare che il primo lotto nell'autunno del 2017 possiamo immaginare di averlo operativo, quindi questo sarebbe veramente un grande risultato e stiamo lavorando per questo. È stato proprio il manager dell'azienda sanitaria a chiamare a raccolta le ditte, dopodiché i lavori sono ripresi a fine estate. E l'assessore regionale alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci a far notare che quella di Sulmona è la prima costruzione che è partita. Il percorso del primo lotto è ormai definito. Sul secondo l'assessore annuncia che a breve chiuderà l'accordo di programma con il governo. Nell'accordo di programma sono inserite le 4 priorità, tra le 4 priorità c'è Sulmona e quindi conosce un importante investimento. E io dico per Sulmona e per questo presidio, è importante arrivare primi, perché il fatto di avere a disposizione nuove sale operatorie come oggi, una nuova infrastruttura, un nuovo ospedale, vuol dire in qualche modo essere più competitivi in anticipo rispetto anche ad altri. A chiedere rassicurazioni rispetto alle tempistiche è stato il sindaco Anna Maria Casini, visto il problema di vulnerabilità che da tempo interessa l'ala vecchia del nosocomio. E qui all'ospedale di Sulmona, oltre vorremmo avere rassicurazioni rispetto a delle tempistiche di conclusione dei lavori rispetto all'ospedale, c'è un importante problema di vulnerabilità rispetto all'ala vecchia per la quale l'azienda si è attivata comunque per mettere in sicurezza, ma dobbiamo rapidamente concludere questa fase per poter ridefinire un assetto sicuro e completo per i nostri reparti. E sulle sale operatorie e l'ospedale ora basta a perdere tempo, l'appello è del leader di sovranità Alberto Di Giandomenico, sentiamo nel servizio. Si acceleri la costruzione del nuovo ospedale e si mettano in chiaro la questione del punto nascita e le deroghe chieste per i singoli reparti ospedalieri. Ad affermarlo proprio nel giorno dell'inaugurazione delle 3 nuove sale operatorie del nosocomio dell'Annunziata è il leader di sovranità Alberto Di Giandomenico. Mai come in questo momento devo chiedere al sindaco di Sulmona Anna Maria Casini e all'assessore regionale alle aree interne Andrea Gerosolimo di mantenere alta la guardia. Noi lo faremo, annuncia Di Giandomenico. Noi inaugurammo a mo' di provocazione quelle sale operatorie, ricorda. Quello che ci preme sottolineare è che d'ora in avanti bisogna inaugurare un nuovo corso. Il nuovo ospedale, cui i lavori sono stati fermi per mesi, non può fare la fine delle sale operatorie che vengono inaugurate dopo troppo tempo, rincara Di Giandomenico. Il referente di sovranità all'ASL raccomanda di non perdere più tempo dal momento che sulla tabella di marcia già siamo in ritardo. A Casini e Gerosolimo un'esortazione a condurre la battaglia insieme al territorio perché l'ospedale di Sulmona resti come noi vogliamo. Di Giandomenico chiede certezze per il futuro del nosocomio che, precisa, dovrebbe mantenere primo livello. Se l'ospedale diventa di base ma conserva reparti e servizi va bene, ma questo ci deve essere garantito anche per l'avvenire, conclude il leader del movimento.
Arriva questa mattina al comune di Sulmona Francesca De Camillis, il nuovo segretario comunale. Oggi l'incontro con il sindaco Anna Maria Casini e la sua vice Mariella Iommi, dopo la visita agli uffici amministrativi del comune, raggiunto nel frattempo l'accordo politico. Santo Paolo va a Spoltore. Ci fa il punto Domenico Berlingeri. Si è insediata Francesca De Camillis, 43 anni, laureata in economia e commercio, nuovo segretario generale del comune di Sulmona. Nel suo primo giorno di lavoro ha incontrato il sindaco Anna Maria Casini, accompagnata dal vice sindaco Mariella Iommi, ha visitato gli uffici per conoscere il personale. Sono contenta di questa scelta, di poter prestare il mio servizio per la collettività di Sulmona, una città molto bella, ricca di storia, di cultura, e ho già fatto un primo, diciamo, approccio con gli uffici, una ottima impressione anche del personale, dei dipendenti. Spero che il mio apporto sia, diciamo, costruttivo e che possa essere un miglioramento dei servizi, che ci possa essere un miglioramento dei servizi che il comune di Sulmona offre alla collettività. Francesca De Camillis è nata a Larino, in provincia di Campobasso, ma risiede da anni a Pescara. Proviene dal comune di Spoltore ed in precedenza ha prestato servizio nelle municipalità di Montesilvano, Martinsicuro, Collecorvino, Civitacquana e Salle. Approda per la prima volta in un comune dell'entroterra abruzzese. Ormai vivo in Abruzzo da 20 anni, mi ritengo quasi un po' abruzzese di adozione, e certo il territorio di Sulmona è diverso dai territori dove ho prestato servizio, ma è stimolante anche questo, poter conoscere, insomma, una nuova collettività, nuove risorse, nuove potenzialità. Il neosegretario prende il posto di Giampaolo Santopaolo, nominato dall'ex sindaco Ranalli su indicazione di Di Masci, che finirà al comune di Spoltore, lasciato libero proprio da Francesca De Camillis. L'accordo politico per l'avvicendamento tra i due segretari è stato raggiunto nella giornata odierna. Come annunciò il sindaco Casini sin dalla campagna elettorale, uno dei primi provvedimenti è quello di mettere mano alla macchina amministrativa per farla diventare più efficiente al servizio dei cittadini. In tale ottica il primo passo è stato quello del cambio del segretario. Il sindaco parla di inizio di una nuova fase. Abbiamo parecchie cose da fare, ma faremo tutto con la dovuta ponderazione, definendo bene tutte le priorità e creando un percorso il più produttivo possibile. Siamo tutti fiduciosi che ci sarà un cambiamento in positivo, questa amministrazione sarà sempre più vicina ai cittadini, con un'attenzione a tutti gli aspetti amministrativi, di front office, di back office, per migliorare al massimo tutte le potenzialità che oggi comunque questa amministrazione ha. Il segretario De Camillis annuncia che con il suo arrivo si formerà una squadra adeguata per il raggiungimento degli obiettivi. Mi auguro che il mio apporto possa essere quello di semplificare, di innovare le procedure negli uffici, di creare una squadra, perché insomma l'obiettivo è metterci a servizio delle persone e della collettività e quindi migliorare l'accesso dei cittadini al comune e offrire sempre servizi di maggiore qualità. Francesca De Camillis deve ancora prendere possesso della reale situazione, ma non si mostra affatto preoccupata che i suoi predecessori, ben 5, durante la passata amministrazione hanno fatto le valigie anzitempo. Saranno state scelte dovute a questioni personali o professionali, ma la cosa non è preoccupante, l'importante e insomma lavorare con serietà, con professionalità e affrontare le questioni in maniera graduale con la collaborazione della struttura e quindi, ripeto, creare una squadra che voglia condividere un percorso, e quindi io mi auguro di essere, diciamo, di avere la possibilità di raggiungere questo obiettivo. Cambiamo argomento. Ovidio, 2017 sia un'occasione di rilancio, a dirlo in coro sono i commercianti a proposito delle celebrazioni per il bimillenario della morte del sommo poeta. Sentiamo meglio.
Un'occasione per farci conoscere e per migliorare le nostre condizioni, soprattutto quelle economiche. Sono i commercianti della zona in queste ore ad incalzare le istituzioni sulle celebrazioni del bimillenario della morte del poeta latino Ovidio. Bisogna porci la massima attenzione perché è un evento unico nel suo genere. Sicuramente l'aspetto culturale non è da poco, ma se si organizza in un certo modo, la kermesse può avere anche un risvolto economico, rincarano gli esercenti. Per molti il 2017 non può essere considerato il punto di arrivo, ma deve essere un momento di partenza per riscoprire la figura del sommo poeta che dovrebbe diventare, nello scenario nazionale e internazionale, una vera e propria icona per il capoluogo peligno. A rendere la città ancora più accogliente, cercando di offrire a livello culturale una serie di offerte. Potrebbe essere, ecco, un'occasione per un'eventuale crescita, non dico economica, ma comunque un'occasione per farci conoscere e per migliorare le nostre condizioni, soprattutto quelle economiche. E di porci la massima attenzione, perché comunque è un'organizzazione, è un evento unico nel suo genere e quindi importantissimo. Sicuramente l'aspetto culturale, che non è da poco. Però anche penso che se organizzato in un certo modo possa avere anche un risvolto economico importante per tutti. Recentemente sono stati esaminati due disegni di legge delle senatrici Paola Pelino e Stefania Pezzopane dalla Commissione Cultura in Senato. Il sindaco Anna Maria Casini ha annunciato la costituzione di un comitato territoriale, uno cittadino, perché ha specificato Ovidio 2017 è l'evento non solo di Sulmona ma dell'intero comprensorio. Per ora di certo c'è solo il riconoscimento di anniversario di interesse nazionale ottenuto dall'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale dell'era Ranalli. Recentemente il MIBACT ha bocciato la richiesta di finanziamenti dopo aver esaminato il progetto spedito dal commissario Giuseppe Guetta, che ha traghettato il comune di Sulmona all'indomani della caduta dell'ex sindaco Peppino Ranalli. Il 2017 nel frattempo è alle porte, ne consegue che quella che sta per cominciare è senza dubbio una corsa contro il tempo. Ora ci spostiamo a Pratola per parlare dell'ufficio postale. Arriva il wifi gratuito e il nuovo ATM Postamat. Modernizzazione e digitalizzazione, queste le parole chiave di Poste Italiane. Dopo la prima attivazione dell'ufficio postale di Sulmona Centro, piazza Brigata Maiella, da oggi anche clienti dell'ufficio postale di Pratola Peligna potranno accedere gratuitamente al servizio Wi-Fi. Per connettersi alla rete è sufficiente registrarsi e comunicare il proprio numero di telefono mobile, al quale verrà inviato un messaggio con le credenziali per l'accesso a Wi-Fi. A quel punto sarà possibile navigare in internet, dialogare sui social network oppure lavorare in attesa del proprio turno allo sportello. Nuove installazioni sono previste nei prossimi giorni a Sulmona. Sempre a Pratola è disponibile il nuovo sportello ATM Postamat per il prelievo automatico di contante. La nuova installazione fa parte di un piano di interventi straordinari che in tutta la regione prevedono la sostituzione di sportelli automatici di vecchia generazione con apparecchi in grado di garantire elevati standard di sicurezza e prestazioni più elevate. Con l'ATM Postamat, oltre ai prelievi di contante fino a 600 euro al giorno, è possibile effettuare numerose operazioni come le interrogazioni del saldo, la lista movimenti, le ricariche della carta postpay e dei telefoni cellulari, il pagamento delle principali utenze e dei bollettini del conto corrente postale. Oltre che dai titolari di carta Postamat Maestro, compresa la carta libretto postale, l'ATM Postamat, possono essere utilizzati anche dai possessori di carta PostPay, dai titolari di INPS Card e dai titolari di carte di credito aderenti ai circuiti internazionali Visa, Visa Electro, Mastercard, Maestro e American Express. E Bagnaturo fra non molto avrà un defibrillatore e raccolti 800 euro dalla festa patronale. Vediamo tutto nel servizio. Hanno deciso di donare un piccolo contributo economico per salvare le vite umane. In sole 48 ore, grazie al passaparola e all'immancabile solidarietà, l'obiettivo è stato raggiunto. Nel corso della festa patronale della Madonna della Dolorata, i residenti della frazione di Bagnaturo hanno raccolto circa 800 euro, quanto basta per acquistare un defibrillatore semiautomatico, strumento di particolare rilevanza per agire sulle vite umane in casi di gravissima emergenza. 800 euro siamo riusciti a raccogliere.
raccogliere in 2 giorni, quindi una cifra abbastanza consistente. Sono molto orgogliosa della mia comunità. Acquistiamo un defibrillatore, salviamoci la vita, questo è il motto dell'iniziativa che immediatamente ha ottenuto consensi e plausi da parte dell'intera frazione, che con questo grande gesto ha dato anche un senso alla festa patronale. Allora, quest'anno abbiamo deciso di raccogliere dei fondi per acquistare un defibrillatore semiautomatico da mettere a disposizione della comunità, quindi io vorrei ringraziare innanzitutto tutti i miei compaesani che hanno calorosamente appoggiato questa mia iniziativa, iniziativa di tutti, anche persone che non vivono qui, hanno visto insomma la mia iniziativa, hanno deciso di appoggiarla e li ringrazio tutti, e ringraziare anche il comitato della festa di Bagnaturo che ci donerà la teca dove posizionare il defibrillatore. Quindi attendiamo l'acquisto e la consegna alle autorità comunali. Ora attendiamo solo il momento della consegna alle amministrazioni comunali di Sulmona e Prato La Peligna. Lo strumento sarà posizionato al centro del paese a disposizione di tutti, assicura la psicologa Antonella Di Mattia. La giovane in possesso dell'apposita certificazione avvierà nei prossimi mesi anche dei corsi di formazione per addestrare gli abitanti della zona all'uso dello strumento, che evidentemente non si improvvisa. Che la festa patronale di Bagnaturo quest'anno avesse qualcosa di speciale già si era capito dalla processione presenziata dal sindaco Anna Maria Casini. Da tempo non si vedeva un primo cittadino alla festa, che sia di buon presagio per il futuro. Parte dall'Aquila la campagna di prevenzione dell'ipoacusia grazie all'iniziativa Nonno Ascoltami. Per i particolari sentiamo Marco Malvestuto. Sarà la città dell'Aquila a inaugurare l'edizione 2016 di Nonno Ascoltami, la campagna nazionale di controlli dell'udito patrocinata dal Ministero della Salute, giunta alla 7ª edizione. L'iniziativa è stata presentata quest'oggi in conferenza stampa alla presenza del sindaco Massimo Cialente. Domenica 25 settembre, dalle 10 alle 19, in piazza Battaglione degli Alpini, sarà possibile ricevere preziose informazioni sui disturbi dell'udito e di comportamenti più adatti a prevenire, effettuare delle visite audiometriche gratuite. Nella nostra iniziativa per la provincia dell'Aquila, il 25 settembre saremo presso la Fontana Luminosa all'Aquila e faremo un controllo gratuito dell'udito a tutte le persone che interverranno. Questa è un'ottima campagna patrocinata anche dal Ministero della Salute per prevenire la sordità, che sta diventando sempre di più un fenomeno sociale. Come MAICO siamo il supporto tecnico e cerchiamo di agevolare la prevenzione facendo i controlli gratuitamente. Quest'anno lo faremo sia il 25 qui all'Aquila, il 2 ottobre a Sulmona e il 9 ottobre ad Avezzano. Nonno Ascoltami si pone come obiettivo quello di fare prevenzione, fare informazione e cercare appunto di fare arginare in qualche modo questi numeri che sono altissimi, sono circa 8 milioni le persone in Italia che hanno problemi di udito, circa il 56% di loro non hanno mai fatto un controllo dell'udito e non sanno di questo problema, non hanno evidenza di questo problema. In tutte le piazze, grazie agli ospedali che scenderanno in piazza con le loro attrezzature e con la loro disponibilità di professionisti sanitari, si faranno i controlli dell'udito. L'ipoacusia colpisce circa 360 milioni di persone nel mondo, oltre 7 milioni solo in Italia. Ogni giorno nel nostro paese 30 persone scoprono di avere un disturbo uditivo, un problema che coinvolge 2 persone su 3 oltre i 65 anni. Di queste il 75% non utilizza una protesi acustica e in genere impiega tra i 5 e i 7 anni prima di accettare il problema e rivolgersi a uno specialista. Ma io sono molto contento di questo Nonno Ascoltami. Io invito i nipotini ad accompagnare i loro nonni. Di che si tratta? Si tratta di introdurre un nuovo ragionamento sul problema dell'udito. Noi parliamo molto della vista, si parla del diabete, si parla di tante cose, non si parla di un fatto che è quasi fisiologico, nel senso che invecchiando si tende ad avere una riduzione dell'udito. La campagna Nonno Ascoltami si concluderà il prossimo 23 ottobre e si articolerà in 5 domeniche con il coinvolgimento di 28 piazze in tutta Italia e 8 regioni. Vi aspettiamo domenica 25 settembre alla Fontana Luminosa per un controllo gratuito dell'udito.
Torniamo a Sulmona, volontariato in sinergia per pulire la città, al via domani l'iniziativa di Legambiente Puliamo il Mondo. Solo unendo le forze, riscoprendo Sulmona come la propria casa, si ottiene una comunità più pulita e accogliente. Questo è il senso di Puliamo il Mondo, la tre giorni promossa da Lega Ambiente, che parte domani a Parco Fluviale Augusto D'Aoglio di Sulmona. L'appuntamento è per le ore 15:30 per cambiare d'aspetto il polmone verde della città. Per partecipare basta lasciare il proprio nominativo nei punti di raccolta. Il materiale sarà consegnato dagli organizzatori, cappellino, pettorina e guanti, da portare con sé solo tanto. Buona volontà. Nella giornata di sabato ci si sposterà nei pressi del Conad di via Sallustio, nella chiesetta della Potenza, in quella di Maria Santissima Ausiliatrice, in via San Polo. Nel pomeriggio ritrova Palazzo San Francesco per la pulizia del centro storico, Porta Napoli e Piazza Tresca. Domenica chiusura alle frazioni, precisamente nei pressi dell'ufficio postale di Torrone, nella chiesetta della Madonna di Loreto delle Cavate, fino ad arrivare all'abbazia celestiniana di Sulmona e al piazzale di via Montale. Sono già un centinaio i volontari che si sono prenotati per pulire tutta la città, fra anziani, volontari delle frazioni, studenti del liceo Fermi e del nido di via Sallustio, scout, giostra cavalleresca, alpini, migranti, Croce Rossa, centro anziani ed altre associazioni, mentre dalle frazioni continuano a piovere polemiche per il crescente fenomeno di inciviltà. Non pochi in effetti residenti del centro urbano e degli altri comuni limitrofi che arrivano nelle periferie per depositare rifiuti e il più delle volte anche al di fuori degli appositi contenitori. Che Puliamo il Mondo ridesti il senso di rispetto e buonsenso verso la città. L'Aurora Sulmona tessera tre profughi e dà un calcio al razzismo e ai pregiudizi. Domenico Merlinger. Abdul, 24 anni del Ghana, Boubacar, 20 anni del Gambia e Eddie, 19 anni della Nigeria. Per loro, giovani profughi, ci sarà la possibilità di giocare al calcio grazie al GS Aurora, che ha deciso di tesserare ogni squadra con l'obiettivo di aiutare a battere pregiudizi e barriere. I tre giovani ospitati nella struttura ex Europa Parcotelle di Sulmona si sono dichiarati contenti dell'avventura che andranno ad intraprendere nella prossima stagione sportiva, vestendo la casacca rosso-blu della più antica società di calcio sulmonese. Non è stato facile procedere al loro tesseramento, spiega Fabrizio Scelli, ma ci siamo attivati in federazione già dal maggio scorso per raggiungere questo obiettivo. La dirigenza del GS Aurora accoglie con tanta soddisfazione i tre ragazzi. Saremo fianco a fianco nella vittoria come nella sconfitta, vestiranno la maglia rosso-blu perché hanno la passione per quello che viene definito il gioco più bello del mondo e a noi solo questo interessa. E quanto precisa la società in una nota, perché in considerazione delle frasi pesanti che vengono pronunciate sui social e nelle piazze, l'Aurora vuole dare un segnale forte e scende in campo in maniera decisa, pronta a lottare. Il calcio, prosegue la nota, è solo un gioco, troppo spesso inquinato da fatti oscuri che ne minano la credibilità. Ma noi sappiamo che anche molto altro e può essere bello e a volte può dare segnali forti. Dal Ghana come dal Gambia, passando per la Nigeria, musulmani o cristiani, diamo importanza a quello che ci unisce, quello che ci differenzia non ci interessa. All'interno del campo di gioco, che tu sia bianco o nero non importa, quello che conta è che tu abbia fiducia nel tuo compagno di squadra. Seguendo i valori richiamati da Garibaldi, la definizione adatta è quella della squadra dei due mondi. Un classico esempio di come lo sport deve essere inteso come veicolo di civiltà per dare un calcio deciso al razzismo. I tre ragazzi, conclude Scelli, sono felici perché in questo modo si sentono parte attiva della comunità. Speriamo di avergli spianato la strada per una futura sistemazione, non solo nel calcio ma nella vita. E vi ricordo, prima di chiudere alle 21, l'appuntamento con la nostra rubrica di scommesse sportive Onda Strike. Ebbene, era questa l'ultima notizia, noi per questa sera ci fermiamo qui con Onda TG, la prossima edizione come sempre domani alle 13:30. Grazie per essere rimasti con noi, a tutti una buona serata.